Non so cosa scegliere, Johnny. 6 mesi di vita oppure andare oltre il Black Wall. Johnny, per me ormai non c'è più nulla da fare. Tutto quello che abbiamo fatto era per evitare questo. Ma ormai è inevitabile. Io ho il tempo contato. Tu invece puoi avere una nuova possibilità. Quello che ti ho detto al Pistis, Sofia. Andrà così. Io vado. Tu resti. Puoi andare, Johnny. Giorno, fa come cazzo ti pare. Entra nel pozzo per tornare nel corpo o attraversa il ponte per entrare per sempre nel cyberspazio. Johnny non è d'accordo con questa decisione. Sa che noi stiamo sbagliando. Nonostante tutto, non ci vuole fermare. Ma lui non lo vuole questo corpo ormai. Lui non lo vuole più. Ma Johnny, sono stanco. Guarda, tutto questo a cosa mi ha portato? Alla fine morirò lo stesso, con o senza di te. Tu invece puoi avere una nuova possibilità. Basta un po' di senso di colpa per convincerti ad arrenderti. Lasciami in pace. Smettila, ti prego. Adesso riappare ancora più avanti. Dice di lottare per ciò che è tuo, ti arrendi. Preferisci morire perché hai troppa paura di dirmi addio. Johnny, sono stanco. È la mia decisione. Rispettala. Ti avevo promesso che in altri casi ti avrei lasciato il corpo. Quindi sei leale, te lo concedo. Ma quanto cazzo sei idiota? Non sei cambiato neanche un po' da quando ci siamo conosciuti. Ah, cosa ti aspettavi? Non sono te, sono solo stanco. Sono stanco, Johnny. Voglio iniziare una nuova vita. Anche se non so che cosa mi aspetta. Non avrai più il tuo corpo, il tuo aspetto, ma avrai un nuovo inizio, Johnny. Stammi bene. Ti prego. È solo che ho paura per te. Ho paura anch'io, cosa credi? Addio, Johnny. Ci vediamo, Johnny. No, non ci vedremo. Mi aspettavo un mi mancherai, cazzo, o qualcosa del genere. Guardalo che non mi vuole lasciare la mano. Come ti si fa a odiare? Passi dall'essere lo stronzo egoista bastardo che ci vuole solo portare via tutto a colui che non vuole che perdiamo tutto. Ma io sono stanco. Abbi cura del mio corpo almeno, eh. Prenditene cura. Stammi bene, Johnny. Wey, cos'è quel vestito? È un vestito da Netrunner. Ci siamo appena smantellati in tantissimi pezzi. Sembra l'intro di Netflix questa. Sembra la intro di Netflix. Wow. Quindi ora cosa succederà? Questi siamo noi. Gli occhiali. Sugli occhiali di Johnny. Quindi questa è la prospettiva. Netto miglioramento. Devo dire che come aggiornamento è ottimo. Bello che abbiamo ancora la nostra... Che palle, il mondo è così rosso ora. Tutti i miei soldi?
Ah, siamo rimasti con 10.000 dollari. Fantastico. Guarda, 100%, un mondo nuovo. La parola sacrificio non basta per descrivere quello che è successo nel Mikoshi. Esiste una... non l'ho letto l'altra volta. Esiste una parola per descrivere il dare la vita per qualcuno che non lo merita. Ma veniamo al dunque, questo corpo ha un nuovo proprietario. E se non lo tratterà con rispetto potrà andarsene all'inferno. Stai sentendo tutto questo, Vi? Cazzo, in qualche modo ho l'impressione che tu sia ancora qui da qualche parte. La tua voce sicuramente. Vita senza V. È andato tutto secondo i piani. Il Mikoshi è stato raggiunto. Le personalità che si erano fuse sono state separate. Potevi scegliere di vivere e invece hai salvato un amico. Oh. Bello. Gli occhiali di Johnny. La maglietta di Johnny. I pantaloni di Johnny. E gli stivali di Johnny. Devo dire che questi pantaloni sono belli. Sono proprio belli. Questo vestito è fighissimo. Cazzo, sta bene con noi. Sistema di consegna automatico. Questo messaggio generato. Il tuo ordine è pronto per il ritiro. Completa la transazione entro 24 ore, altrimenti l'ordine sarà annullato. Questo è un messaggio generato automaticamente. Sì, perché di non rispondere. Grazie. Cazzo, devo anche fare i bagagli. Quindi stiamo... devo smetterla di parlare con te, Vi. Oh. Che cosa carina. Devo smettere di parlare con te. Ma dai! Cipinin. Che can you feel it? C'è uno specchio dall'altra parte. Ma questa cos'è? Una stanza d'hotel? Una casa nostra? Il giubbotto! Non è tanta roba. Ma va bene così. Il giubbotto è quello... potremmo dirgli addio, potremmo lasciarlo qui. Ma voglio portarmelo. Voglio portarmelo dietro. Vediamo se dice qualcosa Johnny allo specchio. Oh, Vi. Oh, Dio mio, io ti voglio bene, Johnny. New Dawn Fades. Che cos'è successo in questa vasca? Cos'è entrato? Un rinoceronte con la diarrea? Che cacchio. Prendiamo il biglietto. Dovrei riuscire a passarti a trovare. A trovare chi? Mi serve un passaggio. Steve. Devo parlare con Steve. Chi è Steve? Ehi, ciao. Cosa siete, i miei vicini? Che posto è questo? Credo di esserci già stato per una missione, ma non ne sono sicuro. Steve, sei in casa? Che cosa vuoi? Richard Knight. Sono Richard Knight. Ho costruito io questa città. Apri. Ehi là? Ehi! Ma è la mia maglietta! Che c'è, Tom? Mi serve un autista. Mi servono una macchina e un bravo autista. È la mia maglietta di V. È la sua maglietta preferita. È quella che c'ha anche nella copertina. Mia madre dà di matto se vado via senza avvisarla. Ma tanto non può nemmeno sentirmi se ci provo. Ci sei? Madre? Ah, è là che sta facendo la roba sua. Sai, quando suono a lungo mi fanno male le dita. Cosa devo fare? Continuare a suonare. Le corde di metallo ti segano le dita e quindi ti fanno male. Tutto. Devi farti uscire le vescichette. Oh, non preoccuparti. Dopo un po' ti verranno i calli. I calli, scusa. Ah, siamo a Pacifica. Fare, stronzetto. Esco. Dove vai? Ci metto un secondo. Torno subito. Torna subito dentro. Col cazzo che esci a fare chissà che cosa. Questo lo meniamo. Che cazzo? Mi hai fregato di nuovo le chiavi. Dentro. E subito, cazzo! Lascialo in pace. Lascialo in pace e modera i toni. Levati dai piedi! Credi di farmi paura? Sei una testa di cazzo come tutti. Potrei ucciderti ora, sai? Mi vuoi sfidare? Fatti sotto. Non ho tempo per queste cazzate. Però intanto per menarlo, sì, stronzo. Ehi, tutto bene? Che cazzo ne so? Fottuti barboni. Cazzo!
se la stava facendo sotto davanti a te. Ho visto, però figa, c'hai un occhio nero. Stai scherzando? Ti ha dato uno schiaffo, mica un pugno. Che gli capitasse qualcosa di brutto. Stata giorno e notte. Potrei farlo, però non ho le armi, peccato. Quindi? Ci muoviamo? Vorrei fargli il culo. Vorrei essere forte come te. Lo sarai un giorno. Ma spero che allora ti renderai conto che non ne vale nemmeno la pena. Già. Cioè? Allora capirai che lui è uno stronzo. Allora capirai che è un debole. E ti dispiacerà. Forse hai ragione. Dove si va? Time Machine. Fico! C'era Kerry Eurodyne una volta. Sei un fan? Sì, lo sono. Ovviamente. Perché tu no. Io lo conosco. Ah, certo, mi piace, non è il mio genere. Mi piacciono altri gruppi, certo, mi piace. Kerry non è male. Alla radio hanno detto che Kerry è diventato famoso solo grazie alla morte di Silvia. Ma no, non è vero, dai. Quelli dei media sono degli avvoltoi. Vero? Hanno la merda nel cervello. Specie quelli che si occupano di musica. Kerry è un ottimo musicista. Il resto non importa. Vero, la sua musica è bella. È stato un grande. In tutti i sensi. Boh, parli come se lo conoscessi. Perché lo conosco? Perché è così. Anch'io sarò un musicista un giorno. Te lo auguro. Inizia a scrivere allora. Inizia a buttare giù pezzi allora. Ti serve esercizio, come in tutte le cose importanti. Prima cominci, meglio è. Ho già qualche riff in testa. Ottimo. Bene. Ma i testi non mi vengono. Quando scrivo qualcosa, o mi sembra già sentito, o suona stupido. Non so bene di cosa scrivere. Con la manina fuori. Di quello che conosci, scrivi la verità. Sii onesto. Scrivi sempre la verità. Specie quando parli di quello che senti. Non so come potrei mentire su ciò che provo. Non scrivere canzoni d'amore se non ami qualcuno. Questo è vero. Non scrivere canzoni tristi solo perché la tristezza ti sembra poetica. No, ottimo consiglio. Ok. È veramente quando un buon consiglio. Quando qualcosa ti colpisce al cuore, è il momento di sederti e scrivere. La verità sfugge. A volte la musica è il solo modo di afferrarla. Molto poetico. Eccoci arrivati. Oh, guarda. I manifesti dei samurai. Mi aspetti qui? Bene. Mi aspetti qui? No, vengo con te. Guardo le nuove uscite. Ok. Ah, questo so qual è. È il negozio di musica. Qua ci sono entrato una volta pensando che fosse un negozio che vendeva cianfrusaglie. Infatti lo è anche. Però in realtà poi contiene anche oggetti unici. Cosa posso fare? Niente di nuovo, direi. Ma vorrei comprare una chitarra. Cerco una 6 corde. Elettrica. Rifatti gli occhi. Vediamo che cos'hai per me allora. Vorrei qualcosa di più serio. Perché? Queste non lo sono. No, non lo sono. I pick-up sono la cosa più importante. La chitarra deve averne uno buono. Non mi frega niente dell'aspetto. Questo è buono. Okay. Le Arzon hanno delle note basse. Vibra sul mi basso, il manico è piegato. Sistema con un cacciavite. Però non voglio sistemarlo, voglio che sia già sistemato. E le noise sono roba da due soldi. Torci economici incompensati. Per di più fatto di strati non invecchiati. Si può suonare, basta sapere come. Senza offesa, ma voglio qualcosa di serio. Esatto. E me lo posso permettere. Ovviamente. Bastava dirlo. Vieni, seguimi. Dai, fammi vedere qualcosa di buono. Certo, potresti imparare qualcosa. Da te? Forse da me. Eccola la roba seria. Che te ne pare? Wow, ma a è destra fantastico. E a sinistra, le ultime Chromatics ed Andersons. I pezzi vintage sono nel retro. Ottimo. Bella roba. È una replica? Una Tensor Paradise. Una replica? No, roba originale.
È originale quanto mette. Uffu. Deve avere più di 100 anni. E infatti è così. Dubbio Baker, manico avvitato e non incollato. Una bellezza, un classico. È perfettamente bilanciata, non pesa niente. Oh, mentre l'altra è una falsa? Una Deluse Orphean, originale. Ovviamente. Osservala bene. Calmati, chiedevo solo. Sembra vera, ben tenuta. Avrà almeno 70 anni? Fai 90, e ancora spacca. La tastiera è in vero ebano. Ottimo. E... penso che sceglierò la Delaz. Vorrei provare questa. Fai pure. Ti lascio qui a giocare un po' da soli. Torno di là, quegli animali mi svuotano il negozio. Accordiamola un attimo. Diamogli un attimo un buon sound. E ora suoniamola. Ti piace? Mai sentito nessuno suonare Silverhand così. Perché ce l'hai davanti? Sai, ho letto che non aveva mai preso lezioni. Ha imparato a suonare da solo, inventando il suo stile. È stato un grande. Cioè, a suonare come lui. Pratica, ce la farai anche tu. Esercitati ogni giorno e suonerai anche tu così. Forse persino meglio. Te lo garantisco. Chissà. Non so. Posso imparare qualche riff, ma sono solo imitazioni, niente di mio. Esatto. Crealo! Per questo devi trovare la tua voce. E per farlo devi esercitarti. E il talento? Il talento ce l'hai. Non ti ho sentito suonare, quindi mi fido. E allora provalo. Non dico una cosa se non è vera. Ho smesso di mentire. Oh, grande! Che giornata pazzesca! Cazzo! Mi tremano le mani. Dai, fammi sentire. Suonata un po' malino, ma ehi, ce la stai facendo. Riprovaci, dai. I rocker sono ribelli, dicono quello che pensano. Ci ho provato con mio padre. Non è andata bene. Lo immaginavo. La ribellione è muta nel tempo. Ricorda, la ribellione cresce con il tempo. Non capisco. Un giorno lo capirai. Devi riuscire a capirlo da solo. Vero. Sei strano, ma mi piace lo stesso. Grazie. Andiamo, dai. Paghiamo e andiamo via. Mi piace quella chitarra. È molto molto bella. Ma vediamo un attimo anche le altre. Non mi piacciono d'aspetto. Preferisco quella che ho comprato. O che sto per comprare. Prendo questa. La prendo. Ottima scelta. Lo so. Mi fa piacere che sarai in buone mani. Ti serve altro? Brava ragazza. No, ecco 50.000 euro dollari. Ecco qua. Che in realtà sono spiccioli. Non è un cazzo. Andiamo. Ho altre cose da sistemare. Io ero milionario prima. Prima di tutto ciò ero milionario. Mettiamo la chitarra in macchina. E prepariamoci per dove dobbiamo andare. Ma una custodia, qualcosa, niente, così la chitarra con la paura che si possa rovinare. Va bene, andiamo. Certo, dove però? Al cimitero. Oh. D'accordo. Sta parlando di noi. Scusatemi se non stavo parlando, stavo ascoltando quello che dicevano. Quindi ha funzionato. Giustamente. Rapimento psichico, torturamenti gravi umani e la cosa peggiore di tutte, giocare a fare gli dei.
Giustamente. Quindi, che dire della rivalità con la Militech che minaccia sempre di esplodere? Secondo gli esperti è una copertura per distogliere l'attenzione dai veri problemi della Rasaka. Che ne pensate? Il Kyoji giapponese sopravvivrà. Perché stai andando così lento? Guarda che... dice che ci sarà un'altra guerra fra corporazioni. Sì, va bene tutto, ma perché stai andando a 5 all'ora? Pensi sia vero? Ci sarà un'altra guerra. A me non importa. Lo chiedi alla persona sbagliata. Non mi interessa, anzi, non potrebbe fregarmene. Sì, ma perché stai andando a 5 all'ora, amico? Perché? Perché ho capito che è inutile. Ho un amico che vive qui. Davvero? Non si vede da qui. Ma vicino. Siete molto amici? Una volta mi ha invitato da lui. Incredibile. Sua madre ha preparato il pranzo e poi siamo andati al ponte. Mi piace guidare qui. Bella zona. Sì, ma perché vai a zero allora? Già, è proprio una bella zona. Sai cosa? Hai ragione. È bello qui. Cos'è? Non c'è rimasto. Cosa succede lì? Sì, ma... cosa... ragazza, cosa c'hai alla gamba? Un tavolino. Non avevo mai tempo di fermarmi a guardare. La città mi scivolava tra le dita, troppo in fretta. Mi passava sotto i piedi. Sì, andava talmente di fretta la mia vita che ora stiamo andando a zero all'ora se guardi il contachilometri. Forse. Bel ciondolo. Ti piace? È un ricordo. È solo un ricordo. Oh, apparteneva a qualcuno di importante. Sì. Sì. È una persona molto importante. Oh. Che cosa pensi di farci? Voglio rimetterlo al suo posto. Abbiamo quindi una tomba. Via una tomba. È apparso il tasto salta la corsa. E credo proprio che lo schiaccerò, perché a questa velocità al cimitero non ci arriveremo mai. Andiamo a vedere. Assolutamente. Eccoci arrivati al cimitero. Vengo con te. Aspettami qui. Meglio di no. Aspettami qui, ok? Arrivo. Ok. Chissà, magari abbiamo speso tutti i nostri soldi che avevamo per venire qui. Trova la nicchia che hai ordinato. Ah, oh! Ma perché? Perché non posso parlare con lei? Quindi ovviamente... ah, ma scusami, ma io... quindi il cimitero non è proprio un cimitero vero e proprio, diciamo che è un onorario, una roba simbolica, non ci metti forse le ceneri qua dentro. Dov'è? Eccolo qua. Oh... vi. Ci mettiamo il ciondolo. Non posso portarlo con me. Non posso più portarla con me, ormai. Non posso continuare a commiserarmi, ripensando a quello che è successo. Vero. Non potrei comunque dimenticarti. Questa è la tua cazzo di faccia. Grazie di tutto. Grazie per... grazie per tutto. Ho imparato molte cose e ne farò più. Ma dai, guarda, ce la vi! Vi, sognatore. No, scusami, adesso voglio leggere. Su ogni tomba c'è qualcosa. Amico, fratello e brav'uomo. Alt Cunningham. Never fade away. La tomba di V è vicina a quella di Alt. Evelyn Parker è morta coraggiosamente combattendo il sistema. Bello. No, non me l'aspettavo queste cose. Jackie Wells, buonanotte dolce principe. Oh, no. Ehi, Steve. Dove si va ora? Cosa stai facendo? Ehi, ehi, ma che fai? Ne vuoi una? Non devi fumare. Dovresti farlo anche tu. Nuoce alla salute, nuoce all'anima. Sei giovane, non devi fumare. Ho un autobus da prendere. Adesso ho un autobus da prendere. Il tipo era
Morto da tanto tempo? No, da poco. No, non da tanto. Ti manca? Un po'. Mi mancherà sempre. Mio nonno, sì. Mi mancava. Ma adesso non così tanto. Davvero? Beh, Steve, stammi bene. Night City, la città dei sogni, la città dove tutto è possibile. Una città dove non tornare mai più. Ehi, ho il biglietto. Non c'è nessuno, solo altre due persone. Chissà dove andremo ora. Chissà quale sarà la nostra prossima destinazione. Chissà cosa faremo della nostra vita. Ferma l'autobus! Manco si fosse mosso! Ehi, torna qui! Ma manco si fosse mosso! Sono qui! Dove vai? La tua chitarra! Dimentichi la chitarra! No. No, ti sbagli. È tua. Non ho dimenticato niente. Non succederà più. Guarda, sinceramente, sono contento della scelta. Nonostante tutto, abbiamo dato a Johnny l'opportunità di vivere una vita che, sì, la prima aveva buttato. Spero che ora ne faccia un buon uso. Spero che di questa nuova possibilità Johnny faccia le scelte migliori. Un sorriso triste, non più un sorriso da sbruffone. Ciao B, so che sei un animo libero e tutto il resto. Fai quello che ti pare e quando ti pare. Ma potresti la temperanza. Almeno farmi sapere se sei ancora vivo, no? Sì, hai ragione. Non voglio dire nulla, ma hai saltato il nostro ultimo check-up, come ti ho già detto un milione di volte. Oh, cosa c'è, Victor? Quando puoi, ok? Ci sentiamo. Ciao, Victor. Chissà se Victor lo sa che V non c'è più. Tecnicamente ci ha chiamato V. V, non inventarti scuse. Di nuovo la segreteria. Che cosa ti prende? Hai perso la lingua o cosa? Ho perso tutto, mamma. Che cosa volevo? Ah, sì. Volevo dirti che questa domenica preparerò una cena per il compleanno di Jackie. Oh. Tutti i suoi piatti preferiti. Chilaquiles, tamales. E se riesco a trovare del vero mais, forse persino elote. Sarebbe carino se venisse. Pensaci. Non verrò. Abbi cura di te, mi. Grazie, mamma. Judy! Vi! Da quanto tempo? Lasciami indovinare. Sei ancora tra i migliori di tutta Night City? No, non più, mi dispiace. Ma dov'è che sei? In una grotta? Cioè, ci stavo facendo caso, dove cacchio sei? Solo dopo che mi sono lasciata tutto alle spalle ho capito quanto io fossi depressa in quel periodo. Sì, vero. Credimi, V. Se dovessi avere l'occasione, vattene. Vattene. Già fatto. Non guardare indietro. Il peso che ti togli dalle spalle, non so neanche descriverlo. Spero che tu abbia ragione, Judy. D'accordo. Basta sermoni. Stammi bene, amico. Stammi bene, amica. Ciao, V. Come va la vita? Panama. Qui nelle Badlands c'è il solito clima. Il mio frigo. Quindi nessuno sa che io... 35 gradi all'ombra ed è in arrivo una tempesta. Quindi nessuno sa che V se n'è andato. No, tutti pensano che io sia ancora V. Stiamo tutti bene. Solo io andiamo d'accordo, più o meno. E poi la famiglia... Non lo sa nessuno. Il lavoro si accumula. Ma meglio tenersi sempre occupati, no?
E pensare che se non fosse stato per te ora sarei ancora lì a Night City. Come me. Anche io me ne sono andato. Volevo solo ringraziarti per tutto quello che hai fatto. Se tu non mi avessi messo sulla strada giusta, sarei ancora perso. Panam. Beh, d'accordo. Ci sentiamo, Vi. Non sparire. E invece è proprio quello che sto facendo. Ho ricevuto il tuo messaggio. Senti, Johnny, ti conosco abbastanza da sapere che nel tuo cazzo di mondo incasinato tutto è possibile. Ma non avrei mai immaginato una cosa. Che cosa? Che cosa hai ricevuto? Devi aver fatto una bella impressione su V per convincerlo. Complimenti. Mi chiedo solo come tu ti senta, Johnny, ad aver convinto una persona a dare la vita per te. Probabilmente sarai tornato a passare le notti a bere tequila da quattro soldi ridendo della sua stupidità, no? No. O forse la tua coscienza ha finalmente imparato la lezione, sempre che tu ne abbia una. Ce l'ho, ce l'ho. Ti auguro buona fortuna, Johnny. E non tornare a Night City. Non succederà, Rug. Non ti preoccupare. Ehi, V, ecco, è appena successa una cosa. Oh, Kerry. Ancora la segreteria. Kerry non lo sa che sono Johnny. Ma rispondi mai al telefono, tipo, una volta tanto. No. Dai. È più facile contattare il servizio clienti. Mi dispiace. Cosa dicevo? Ah, sì, sì, sì. Sai che mi ha chiamato la gente delle Ask Rex per chiedermi ne se sono contento. Sono contento che andrai in tour. All'inizio mi sono detto devono passare sul mio cadavere, cazzo. Ma poi ho pensato, ehi, aspetta. In effetti potrebbe essere divertente. Quindi... Lo spero per te, allora. Spero che ti divertirai. Ho pettegolezzi freschi per te, se ti interessano. Chiamami quando puoi, ok? Tieniteli. Non ci vedremo, Kerry. Buona serata. Ciao, V. Mi dispiace disturbarti, so che sei molto occupato. Sentiamo, Misty. Ma, beh, mi chiedevo come stavi, così ho consultato i tarocchi e... Accidenti. L'appeso. Il bagatto. Bagatto la e la stella. No, non sono buone carte, V. Sono molto brutte. Lo immagino. Non è la morte, ma non proprio. Abbi cura di te, ok? Io... spero di sentirti presto. No, mi spiace, Misty. Grazie per aver giocato. Grazie a voi.